A grande richiesta vi faccio il tutorial per quanto riguarda l'uso dei pennarelli infusibili ink e quindi creare una tazza con questi pennarelli. Cominciamo dal progetto. Il progetto, come vedete, è questo. E vi faccio vedere tutti i pezzi dove li ho presi in modo che magari li potete utilizzare gli stessi o comunque andare a vedere come andare a utilizzare questi pennarelli e quindi quali sono i disegni migliori da andare a selezionare. Questi sono tutti i disegni di Design Space, la font no, ma vi dirò anche come si chiama, ma comunque potete utilizzare quella che più vi piace, mentre quello che vedete è la sagoma, che viene utilizzata solitamente per tagliare i fogli di infusibili, quindi di inchiostri infusibili, per crearsi la tazza. Però potete utilizzarlo tranquillamente anche per i pennarelli, così avete già una base della dimensione giusta da poter mettere intorno alla vostra tazza già preparata. Come facciamo? Allora, basta che voi andate a prendervi una nuova finestra, quindi andate ad aprirvi una nuova finestra in Design Space e con la nuova finestra potete andare nei progetti. Adesso lo starò aprendo. Come vedete, fa vedere tutti i progetti, visualizza tutto. Andate in questo menu e andate a fare la vostra selezione prima del progetto e poi dopo delle immagini. Quindi andiamo sui progetti e andiamo a selezionare qua la categoria, e cioè gratuita, gratis, perché la base per fare la tazza è gratuita. Utilizzo questa che si chiama Mug Design Setup. Se non avete qua a disposizione, basta che nella vostra ricerca scrivete Mug e vi selezionerà tutto quello che è Mug. Mi serve questa, la apro e vado a selezionare la cosa più importante, la dimensione della tazza, perché ci sono diverse dimensioni, 12 e 15. Io utilizzo 12 perché è quella che ho a disposizione. Qui ne vedete tanti, ma in realtà quello che cambia è il bordino, quindi il bordino che c'è qua di fianco. Questo è dritto, che è il primo che trovate. Se ne prendete altri, c'è quello strappato, quello ondulato, zigzag e così via. Io prendo quello dritto perché non mi interessa comunque avere un contorno, perché non andrò a fare un fondo pieno. Quindi faccio personalizza. Quando sono in questo mio disegno, vado a togliere quello che non mi interessa, come in questo caso. Io posso da qua togliere, come vedete, e prendere soltanto la mia base. Me la posso copiare, quindi posso fare con la tastiera, io faccio Command C o Control C a seconda del Mac o del PC. Vado nel mio altro documento, quindi questo lo nascondo e vado sul mio documento e lo incollo. Io vedi, ce l'ho già incollato, ma era per farvi vedere che ho preso questa base già fatta. Poi vado nelle immagini. Quando sono nelle immagini, la cosa importante è selezionare il tipo di arte, e cioè solo disegno. Perché? Perché così vi selezionerà solo quelli adatti al disegno. Qui potete mettere la vostra categoria che volete trovare, quindi il vostro disegno è per Natale, quindi potete scrivere Natale. Con Natale vi verrà fuori tutto quello che è natalizio. Ovviamente ce ne sono tantissime, potete scegliere quella che più vi piace, ci sono singolarmente, oppure le potete trovare con le varie palline tutte insieme. Quindi andiamo a selezionare le palline. Ci sono, basta trovarle, eccole qua. E faccio aggiungere la tela. La ridimensiono, è già in pennarello, quindi è già pronta, non dovete farci nulla. Ridimensiono per il mio disegno, lo posso fare più grande, più piccolo, come mi piace. Se voglio trovargli i nomi, non faccio altro che fare la stessa cosa, andare in immagini. Qui io metto tipo di arte, sempre e solo disegno, e metto gnome. Faccio la selezione e verranno fuori tutti i gnomi che posso utilizzare, anche il Babbo Natale, guardate che carino questo. Io ho utilizzato questo e poi ho utilizzato la gnometta, che è esattamente questa. Potete utilizzare anche questa, insomma, quelle che vi piacciono di più. E aggiungo le tele. Quindi mi metto il mio gnomo, la mia gnometta vicino,
le prendo entrambi e le posso così fare della dimensione che più mi piace e anche della stessa dimensione alla fine, proporzionale. Per quanto riguarda il carattere, ne potete prendere quello che vi pare. Qui, sì, come l'ho già convertito, è già diventato un disegno, ma posso sapere lo stesso che carattere ho utilizzato. Basta che vado qua e tenendo premuto il tasto CTRL della vostra tastiera, andare in informazioni. Qua in grigino leggete Advertising Script Monoline ed è quella che ho utilizzato io. Comunque nei commenti del video vi metterò tutti i codici dell'immagine e anche il nome della font se vi piace e anche come si chiama il progetto, quindi anche il codice della vostra base per tagliarlo. E poi a questo punto posso utilizzare un qualsiasi carattere, quello che mi piace di più. Scrivere auguri e andare a selezionare un carattere che mi piace. Qua è tutto, quindi sia le font di Cricut sia le font di sistema. Qua selezionate solo sistema e qua selezionate solo Cricut. Se metto sistema mi dà tutte le font che ho a disposizione. Ne posso scegliere una che mi piace di più tra quelle che io ho a disposizione o una di Cricut. Se soprattutto sono abbonamento Access, io posso andare su tutto e selezionare la scritta che voglio. Come vedete, questa è un po' più grossa. Posso selezionare quel che voglio e posso dare sempre a questa scritta andare su disegno penna, perché in questo momento è taglia. Dovete selezionare penna, vi farà il contorno che voi potete andare a mano a riempire o lasciare solo con il contorno, come più vi piace. Andarla a sfumare, a fare delle sfumature con i pennarelli, si possono fare tantissime cose. Come vedete, io ho riprodotto la stessa cosa con un altro carattere, ma volendo potete utilizzare lo stesso. Cosa importante, se avete un carattere di questo genere, quindi adesso torniamo indietro e a questo carattere prendiamo un altro, andiamo a prendere qualcosa che è come questo, un po' insieme, tutto insieme. Quando andate a dare penna, vi renderete conto che vedete che ci sono degli spaziettini tra una e l'altra che verranno così scritti. Se voi fate fondi, questi spazi, questi piccoli segnetti se ne vanno e viene unita tutta insieme. Così quando il pennarello ve la disegna, ve lo disegnerà in questo modo, che è molto carino anche questo. Io adesso cancello perché ho già quell'altro a disposizione. Come vedete, ho tutte le cose separate, anche questa la base. Cosa faccio prima di andare a fare il mio taglio e la mia scrittura di pennarello? Dovrò controllare prima che la base abbia taglio, quindi taglio base, e che tutto il resto sia prima dello stesso colore di pennarello. Quindi posso selezionare tutto nascondendo la base da qua, lo facciamo molto prima. Seleziono tutto, vado qua in penna, come vedete c'è il punto interrogativo. Quello cosa vuol dire? Vuol dire che non è tutto dello stesso colore, quindi io metto qua e do un nero con la punta fine e tutto sarà penna, punta fine e nero. Non succede niente se voi le lasciate di diversi colori, ma la macchina si fermerà ogni volta per chiedervi il pennarello e il colore corrispondente. Basta che mandate avanti la macchina con lo stesso pennarello senza cambiarlo e il problema è risolto. Torno a visualizzare la mia base, prendo il tutto e faccio collega, cosa molto importante. Facendo collega niente si sposterà, tutto rimarrà unito e io potrò fare la mia immagine tutta insieme, sia disegnata con i pennarelli che tagliata. Quindi prendo il mio tappetino, come vedete mi fa esattamente in questo modo. Io la cosa importante che devo fare in questo momento è capovolgere tutto perché deve essere messa attaccata alla tazza, quindi l'immagine deve essere portata proprio intorno alla tazza e quindi si deve trasferire dopo al dritto nel momento in cui vado a togliere. Se lascio il dritto mi verrà a rovescio, quindi questo lo dovete fare sempre. Questo stesso disegno adesso lo farò sia su carta normale che su carta sublimatica per vedere la differenza e vi darò dei consigli per come utilizzarla meglio, sia una che l'altra carta, e come utilizzare meglio i vostri pennarelli. Ma dopo lo vedremo insieme. Adesso facciamo continuo. Si collegherà alla mia maker e come vedete vi chiederà il materiale. Voi potete utilizzare
logicamente una carta leggera, quindi o mettete un cartoncino leggero o foglio normale di carta normale, perché comunque il vostro foglio è un foglio da fotocopiatrice, un foglio da stampante, quindi è sottilino. Potete andare nei materiali, scriviamo carta. Come vedete ce ne sono tantissime, ma ci sono anche carta da fotocopie di diversi spessori, 90, 75, 120. Io faccio una via di mezzo e cerco e metto 75 e faccio fatto. Bene, ho questo impostato. Mi chiederà prima il pennarello nero sottile come abbiamo già impostato e la lama a punta fine normalissima. Non faccio altro che andare a fare il mio disegno e il mio taglio. Quando utilizzate i pennarelli, vi consiglio di fare dei piccoli riempimenti. Non utilizzare i pennarelli sottili per fare dei riempimenti molto grandi, perché ho notato che comunque rimangono le striature del pennarello, quindi non viene un riempimento bello uniforme e tende comunque a consumarsi prima il pennarello, perché essendo così sottile e con una punta così sottile, non è consigliabile fare dei riempimenti molto grandi. E anche e soprattutto per la carta non normale, ma quella sublimatica, vi consiglio di fare tutti i bordi e le riempiture piccoline con i pennarelli sottili. Riempimenti più grandi, utilizzare i pennarelli più grossi, perché sicuramente avrete difficoltà a utilizzare quelli più sottili, soprattutto su carta sublimatica. Il risultato si vede, cioè è molto più vivo su carta sublimatica, quindi se volete comunque provare a colorare la carta sublimatica, vi consiglio di utilizzare dei pennarelli grossi per i riempimenti grandi e i pennarelli sottili per i riempimenti più piccoli.
Vi consiglio di pulire la tazza prima con una spazzola togli i pelucchi e soprattutto di utilizzare per fermare la vostra grafica sulla tazza del nastro resistente al calore. Comunque tutti i link del materiale li troverete nell'info box di questo video. Consiglio di avvolgere la vostra tazza con della carta forno. Come vedete c'è molto trasferimento di colore e potrebbe macchiare l'interno della vostra Mac Press. In un secondo momento macchiare anche altre vostre creazioni. Nell'info box di questo video troverete tutti i codici delle immagini utilizzate per il progetto. Mi trovate su Facebook nel mio gruppo creativo Scambi Creativi o su Instagram e TikTok come Lali Creation. Ciao e al prossimo tutorial! Se questo video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti arriverà una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video.